Il Comune di Città Sant'Angelo introduce un'innovazione che in qualche modo toglie ed esternalizza una spesa dalle casse per poi metterla in mano a dei privati. In questo caso si parla di illuminazione pubblica, che è una voce davvero pesante per un comune. Ecco, come è stata studiata? Parte dal concetto di finanziamento tramite terzi, ovvero in questo caso sono le aziende che investono direttamente sugli impianti di pubblica illuminazione e rientrano dagli investimenti attraverso il risparmio energetico. La nostra società investirà infatti 4 milioni e mezzo sulla rete di illuminazione pubblica. Con questo tipo di gestione il Comune Città Sant'Angelo potrà risparmiare ben 125 mila euro annui, che per un arco di durata del contratto di 20 anni sono 2 milioni e mezzo. Nasce l'idea per cercare di ridurre le spese del Comune, e l'idea poi, insomma, a quanto pare è davvero avveniristica. Ottimizzare i costi e addirittura se si riesce ad avere un miglior servizio. Penso che questa è la cosa che abbiamo voluto con forza e spero che i miei concittadini nei prossimi mesi potranno toccare con mano questa grande innovazione. Portiamo a norma tutto l'impianto di pubblica illuminazione, riduciamo la spesa di 125 mila euro all'anno, togliamo l'inquinamento illuminotecnico, diamo la possibilità ai nostri concittadini di avere un numero verde per segnalare tutti i guasti. Tutto quello che era possibile fare lo faremo, sempre per migliorare la qualità della vita a Città Sant'Angelo.